L'oggetto d'analisi di questo video è la nozione di corpo proprio, che come è noto costituisce uno dei temi fondamentali della riflessione del filosofo francese Maurice Merleau-Ponty. Data la vastità della questione, cercherò, con riferimento al testo Fenomenologia della percezione, di toccare i punti essenziali di questa trattazione, così si spera da poter comprenderne le caratteristiche salienti. A tal proposito è assolutamente indispensabile introdurre la distinzione di matrice husserliana tra Leib e Körper. Husserl, per l'appunto, è colui che insegna a distinguere tra Leib, cioè il corpo in carne ed ossa, il corpo che si dà nella sua fenomenalità, o il corpo proprio, che è per l'appunto l'espressione traduttiva utilizzata da Merleau-Ponty, e il Körper, ossia il corpo oggettivo, il corpo che si dà nella modalità della causalità, il corpo come cosa. Ora, se Merleau-Ponty ritiene necessario richiamarsi a questa distinzione, cioè quella appunto tra Leib e Körper, è perché è il corpo proprio, il corpo inteso come Leib, a costituire il centro della nostra esperienza. Questo che cosa significa? Significa che nella sua relazione con il mondo, il corpo non si dà come cosa, non si dà come corpo oggettivo, bensì si dà come Leib, come corpo vivente. È il corpo come vinculum che intesse scambi, relazioni, continui commerci e baratti con il mondo. Se c'è una cosa che Merleau-Ponty vuole, come dire, portare ad evidenza, non è tanto il fatto che noi abbiamo un corpo, quanto il fatto che noi innanzitutto, originariamente, siamo un corpo. Ciò che si propone il filosofo dunque è di guardare, come già detto, al corpo non più come oggetto del mondo, come mero pezzo di mondo, ma come mezzo della nostra comunicazione con esso, come mezzo della nostra comunicazione con il mondo. E attraverso questa operazione è l'intera correlazione soggetto-oggetto che viene così riconsiderata. Infatti, la riscoperta del corpo implica la riscoperta del mondo percepito, cioè una volta che noi sottraiamo il corpo dal mondo oggettivo, ci si rivela non solo il soggetto percepiente, ma anche il mondo percepito. Ecco allora che l'affermazione secondo cui, come per l'appunto dice Merleau-Ponty, affinché ci sia una cosa, essa deve essere presentata a un soggetto incarnato, subiect Leib, questa affermazione fa il paio con quella che definisce la coscienza come l'inerire alla cosa tramite il corpo. E sono insomma espressioni che in ultima analisi stanno a significare che è il corpo in quanto Leib che ci fornisce l'accesso al mondo. Ma il corpo non potrebbe svolgere questa funzione per l'appunto di accesso, non potrebbe essere questo ponte a partire dal quale il mondo si dispiega e si spiega, se non fosse anzitutto caratterizzato da una permanenza e da una spazialità che sono del tutto particolari. Va da sé che la spazialità e la permanenza del corpo come Leib è altro dalla spazialità e dalla permanenza del corpo come Körper. Quanto al primo aspetto, infatti, quella del corpo non è una permanenza nel mondo, ma una permanenza dalla mia parte. Il corpo si sottrae all'esplorazione e mi si presenta sempre sotto uno stesso angolo. Il corpo è sempre dal mio lato. Esso, attraverso una serie di movimenti, mi accompagna e quindi mi permette di appartenere al mondo, mi permette di visitarlo e di abitarlo. Ora, è proprio questa permanenza del tutto particolare che caratterizza il corpo proprio a rendere possibile la transitorietà e le variazioni che invece caratterizzano gli oggetti che ci si danno nel campo percettivo. Come dice il filosofo francese, se è necessario che gli oggetti mi mostrino sempre solo una delle loro facce, cioè gli oggetti si offrono solo parzialmente di profilo, non ho mai l'oggetto totale, lo è perché io stesso sono in un certo luogo dal quale li vedo e che non posso vedere. Quindi Merleau-Ponty sta dicendo per l'appunto che il soggetto corporeo non avrà mai una presa piena sull'oggetto percepito, ma questa è per di così proprio la condizione affinché un oggetto vi sia. E
Un oggetto si mostra nella misura in cui si mostra parzialmente, nella misura in cui micela alcuni dei suoi aspetti e al contempo nella misura in cui altri oggetti non si mostrano. Cioè un oggetto si staglia, per dir così, sempre a partire da un orizzonte di latenza, un orizzonte all'interno del quale quell'oggetto si mostra nella misura in cui altri siano celati. Qui in fondo è già possibile scorgere la prospettiva, da cui muove Merleau-Ponty. Si tratta evidentemente di una critica al platonismo, ma non solo nella misura in cui si tratta di, per dir così, rivitalizzare il corpo, che invece nella tradizione occidentale, se vogliamo tracciare una direttrice fondamentale, era stato svalutato, ma si tratta appunto di criticare il platonismo soprattutto inteso come svalutazione della sensibilità. Qui quello che Merleau-Ponty ci sta dicendo tra le righe è che l'oggetto vero non è quello totale, in quanto sarebbe l'oggetto non dato in prospettiva, che appunto sarebbe invisibile, ma non è nemmeno l'oggetto visto da tutte le prospettive, che sarebbe altrettanto invisibile, che sarebbe altrettanto invisibile nel senso che non sarebbe un oggetto percettivo, non sarebbe un corpo che si mostra. Qui in fondo Merleau-Ponty sta prendendo le distanze da ogni impostazione filosofica che finisca per mettere capo ad un soggetto inteso come un puro sguardo sul mondo. Questo puro sguardo sul mondo non si dà nella misura in cui non vi è soggettività, che non sia una soggettività incarnata. Per quanto concerne invece l'altro aspetto, quello che si riferisce per l'appunto alla spazialità, bene, la spazialità del corpo proprio non è, dice Merleau-Ponty, come quella degli oggetti esterni, una spazialità di posizione, bensì una spazialità di situazione. E questo perché lo schema corporeo è uno schema dinamico. Che cosa significa? Che il mio corpo mi appare come un atteggiamento in vista di un certo compito attuale o possibile. Ora, che il corpo non sia per me un semplice frammento dello spazio e che addirittura per me non vi sarebbe spazio se io non avessi un corpo, insomma, quali siano le caratteristiche precipue di questa spazialità, caratterizzante il corpo come Leib, lo si vede soprattutto mediante l'analisi degli stati di alterazione, su cui Merleau-Ponty, si sofferma, con lo scopo di riuscire a determinare ciò che in maniera peculiare descrive un corpo. Qui l'attenzione è posta soprattutto sul un caso importante, un reduce di guerra di nome Schneider, il quale a seguito di lo scoppio di una granata porta, appunto, riporta dei danni neurologici e manifesta alcune incapacità, tra cui quella di eseguire dei movimenti astratti. Ad esempio, non è in grado di fare il saluto militare, non è in grado di indicarsi il naso. Ora, l'aspetto notevole del fenomeno che si vede in Schneider è che non si riscontra una mancanza di tipo intellettivo, anzi il punto è che il reduce di guerra Schneider esagera proprio nel servirsi dell'intelletto, nel servirsi dell'intelligenza e infatti necessita sempre di una serie continua di mediazioni, cioè anziché realizzare immediatamente il gesto, come faremo tutti noi, egli deve compiere dei movimenti preparatori ricostruendo pezzo per pezzo l'intero movimento. Cioè è come se quell'intero movimento necessitasse di essere frammentato, scandagliato in movimenti, in una serie di movimenti più semplici. Questi fenomeni, dice Merleau-Ponty, dimostrano per l'appunto che il corpo ha il suo mondo e che gli oggetti o lo spazio possono essere presenti alla nostra coscienza senza esserlo al nostro corpo. E ancora, afferma Merleau-Ponty, muovere il corpo significa protendersi verso le cose attraverso di esso. Significa lasciarlo rispondere alla loro sollecitazione che si esercita su di esso senza nessuna rappresentazione. La motilità, quindi, non è un'ancella della coscienza che trasporta il corpo nel punto dello spazio che da prima ci siamo rappresentati. Cioè, che cosa sta dicendo Merleau-Ponty? Che quando noi ci muoviamo nel mondo,
Non abbiamo il bisogno di rappresentarci intellettualmente, lo spazio all'interno del quale ci muoviamo, quanto disti da noi l'oggetto che vogliamo afferrare o comunque con il quale ci dobbiamo relazionare. In questo senso, dice, Merleau-Ponty, la motilità non è un'ancella della coscienza. In questo senso, dice Merleau-Ponty, non abbiamo uno spazio rappresentato. Dunque, quando parliamo di spazio con riferimento al corpo proprio, non abbiamo a che fare con uno spazio oggettivo, né con uno spazio di rappresentazione, che sarebbe quello appunto fondato su di un atto di pensiero. Abbiamo invece a che fare con uno spazio che è già delineato nella struttura del mio corpo e di cui ne è il correlativo inseparabile. Alla luce di ciò, possiamo guardare all'intento che muove Merleau-Ponty durante queste riflessioni, intento che può essere così sintetizzato: portare a compimento una revisione della nozione di soggetto alla luce dell'analisi fenomenologica sulla corporeità. L'operazione per l'appunto consiste, per dir così, nel riprendere il cogito di cartesiana memoria, e riportarlo laddove esso si trovava, vale a dire nel mondo. E questo perché noi non siamo spirito e corpo, coscienza di fronte al mondo, bensì spirito incarnato, essere al mondo. E qui trovate la critica che muove Merleau-Ponty al dualismo. La sua sarà un'impostazione che vorrà prendere tanto le distanze dal materialismo di tipo meccanicistico deterministico, quanto le distanze per l'appunto dalla visione intellettualistica. Del rifiuto di questa visione di una coscienza che sia altro dal mondo, il compito della descrizione fenomenologica coincide con quello di una descrizione del mondo percepito da un soggetto che non è più né il cogito cartesiano né l'io penso kantiano. L'idea di cogito, così come viene presentata nel testo Fenomenologia della percezione, non può essere ricondotta ad un pensiero riflessivo di tipo intellettualistico. Ogni qualvolta Merleau-Ponty dice cogito, intende in realtà più un'esperienza del mondo che un atto intellettuale, tanto che gli aspetti sensibili dell'esperienza trovano nell'opera una centralità che è indiscutibile. E infatti, per l'appunto, come dicevo, l'intento di Merleau-Ponty è quello di contrastare ogni filosofia che finisca con lo stabilire un primato della coscienza rispetto al mondo. Ma che il nostro corpo non sia un oggetto per un io penso, che la coscienza sia più un io posso che un io penso, è ben testimoniato dall'analisi della motilità e più segnatamente dalle considerazioni riguardanti l'acquisizione dell'abitudine. Gli esempi considerati da Merleau-Ponty per spiegare l'acquisizione dell'abitudine riguardano ad esempio la capacità di guidare un'automobile, indossare un cappello che presenta una piuma particolarmente pronunciata, evitando che questa vada ad urtare contro gli oggetti circostanti, oppure ad esempio l'uso che una persona non vedente fa del proprio bastone. Ecco, in tutti questi esempi di abitudine motoria, i luoghi dello spazio non si definiscono come posizioni oggettive rispetto alla posizione oggettiva del nostro corpo, ma invece, dice Merleau-Ponty, iscrivono intorno a noi la portata variabile delle nostre intenzioni e dei nostri gesti. Abituarsi ad un cappello, ad un'automobile o ad un bastone significa installarsi in essi o viceversa farli partecipare alla voluminosità del corpo proprio. È quanto abbiamo in fondo già detto prima, guardando la spazialità che caratterizza il corpo proprio. Quando noi ci muoviamo in un'automobile, nessuno di noi si preoccupa di stabilire quale sia la distanza in metri che separa la macchina da un eventuale ostacolo. Non è di questo tipo la spazialità che caratterizza il corpo proprio, che caratterizza il corpo che si abitua a degli altri oggetti. Se nel fenomeno dell'acquisizione dell'abitudine si può sostenere che sia il corpo a comprendere, va da sé che fino a quando comprendere significa assumere un dato sensibile sotto un'idea, e se il corpo è un oggetto, questa formula sembra assurda, cioè fino a quando resto all'interno di un orizzonte di senso di tipo intellettualistico, non ho alcun modo per spiegare in che modo il corpo possa comprendere. Tuttavia, l'abitudine non risiede né in un pensiero né nel corpo oggettivo,
risiede invece nel corpo come mediatore di un mondo, e questo ci porta a rivedere per l'appunto la nostra nozione del comprendere, così come la nostra nozione del corpo. Comprendere, dice Merleau-Ponty, significa allora esperire l'accordo tra ciò verso cui tendiamo e ciò che è dato fra l'intenzione e l'effettuazione. E il corpo è il nostro ancoraggio in un mondo. In questo modo si scopre un nuovo significato della parola senso, significato che ovviamente la psicologia intellettualistica e la filosofia idealistica non possono cogliere, proprio nella misura in cui concepiscono la significazione, la donazione di senso, come un atto di pensiero, come l'operazione di un puro io. Così facendo, però, dice Merleau-Ponty, non riescono a render conto della varietà della nostra esperienza. L'esperienza del corpo, infatti, ci fa riconoscere un'imposizione di senso che non è quella di una coscienza costituente universale. Insomma, dice Merleau-Ponty, con il nostro corpo noi organizziamo una comprensione del mondo che non è certo però la comprensione realizzata da un io puro. Dice Merleau-Ponty che abito il corpo e attraverso di esso abito le cose. Dunque, in sintesi, spero si sia mostrato in che senso, per l'appunto riflettendo sull'essenza della soggettività, Merleau-Ponty l'abbia trovata legata a quella del corpo e a quella del mondo, e in che senso, per l'appunto, la mia esistenza come soggettività faccia tutt'uno con la mia esistenza come corpo e con l'esistenza del mondo. Il soggetto che io sono, concretamente considerato, è inseparabile da questo corpo e da questo mondo.